che Formez organizza con Agid su questo argomento che riguarda il regolamento UE 1724 del 2018 sul Single Digital Gateway. Allora, oggi abbiamo come relatore Claudio Di Stefano di Agid, che ci dirà come, specularmente per quanto accade, diciamo, in Italia rispetto allo sportello unico per le attività produttive, per favorire le procedure dei cittadini e delle imprese transfrontaliere che intendono accedere ai processi amministrativi italiani, si è istituito il Single Digital Gateway, che intende costruire appunto uno sportello unico digitale a livello europeo, proprio per consentire a cittadini e imprese di esercitare più facilmente i propri diritti per fare impresa all'interno dell'Unione Europea. Allora, abbiamo un unico relatore. Io vi ricordo che questo evento, insieme a quello del 7 marzo che è collegato, si ricade all'interno del progetto Informazione e Formazione per la Transizione Digitale delle PA, all'interno del programma Italia Login, la Casa del Cittadino, e in particolare sulla linea 1 che è gestione della trasformazione digitale per le PA. Vi ricordo anche che ci si iscrive singolarmente ai due webinar, quindi c'è una pagina che riguarda l'evento di oggi del 3, c'è una pagina che riguarda l'evento del 7. Vi dovrete iscrivere nuovamente se volete seguire anche il webinar del 7 marzo. E i due webinar consentono di scaricare, diciamo, sempre dalla pagina di Eventi PA l'attestato di iscrizione. Dopo che avete dato una breve valutazione sul gradimento rispetto all'evento, il vostro punto di riferimento è sempre la pagina di Eventi PA, dove oggi trovate il programma e dove dopo oggi troverete le slide che presenterà il nostro relatore esperto di oggi e la registrazione del webinar. Vi ricordo anche che questo progetto ricade all'interno del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Oggi Claudio Di Stefano ci introduce all'argomento del Single Digital Gateway. E diciamo, ci sarà una prima parte che arriva più o meno fino alle 12:40-12:45, in cui vi racconterà, farà un'introduzione al tema, vi racconterà cosa succede nel contesto italiano e poi ci sarà una prima batteria di domande che voi avrete posto in chat che sottoporremo al nostro esperto. Quindi seguirà, diciamo, una seconda parte, una seconda comunicazione che riguarderà gli user journey, l'attività delle PA e la roadmap, e arriveremo alle 13:15, momento in cui avrete un altro quarto d'ora per avere risposte alle domande che porrete in chat. Il webinar di oggi parte alle 12 e finisce alle 13:30. Vi ricordiamo che il prossimo non è nello stesso giorno della settimana, ma è anticipato, è martedì 7 marzo, sempre allo stesso orario dalle 12 alle 13:30. Allora, io aspetto un altro po' di tempo perché vi siete iscritti in oltre 600, quindi siamo 300 circa adesso. Aspettiamo che entrino ancora delle altre persone e poi darei la parola, farei una prova con Claudio per vedere se si collega con la webcam e con il microfono. Prova a parlare, Claudio. Eccoci, eccoci, adesso mi dovreste Ecco. sentire. Eccomi, Sì, infatti ti Mira. sentiamo. Quindi, siccome sono entrati altri partecipanti, io ti lascerei la parola e ti ricordo appunto che c'è un contatore che ti ricorda il tempo rimasto e intanto mi accingo a raccogliere le domande. Buon webinar!
Ok, grazie, eccoci. Buongiorno a tutti quanti. Oggi, appunto, come ha detto Patrizia poco fa, parleremo, cercheremo appunto di approfondire l'argomento Single Digital Gateway e quindi cercheremo appunto di capire nell'ambito della formazione prevista che cosa è il Single Digital Gateway, che cos'è, da cosa nasce e quali sono appunto gli adempimenti che sono relativi al Single Digital Gateway e quali sono anche le opportunità che vengono in qualche modo segnate, evidenziate all'interno di quello che è il regolamento stesso. Io sono Claudio Di Stefano e appunto sono un dipendente dell'Agenzia per l'Italia Digitale che è appunto stato individuato dal Dipartimento delle Politiche Europee che ha un po' il compito di coordinare le implementazioni dei vari regolamenti europei. L'AGID è stata individuata come punto unico di contatto tecnico, quindi come coordinatori tecnici del progetto chiaramente interveniamo all'interno del Single Digital Gateway. Ma andiamo a vedere quindi adesso un po' più nel dettaglio di che cosa stiamo parlando. Intanto mi sentite perfettamente, dico io procedo, vado, continuo e vado avanti, giusto? Se ci sono problemi mi fate sapere in questo senso. Sì, Allora, sentiamo. oggi. Perfetto, eccoci, ecco, grazie. Allora, come dicevamo poco fa, quindi abbiamo pensato di dare una panoramica generale a quello che è appunto il Single Digital Gateway e da che cosa nasce in questo senso. Quindi parleremo appunto inizialmente dell'introduzione al Single Digital Gateway, da che cosa deriva e che cosa prevede, per poi attestarci su quello che è l'implementazione di questo regolamento a livello italiano e quindi che cosa prevede, quale potrebbe essere la user journey, quindi il percorso che è stato ridisegnato di riorganizzazione, di ridisegno che può essere fatto dei servizi che sono dati ai cittadini all'interno di quello che è il regolamento. Dopodiché andremo a vedere, ci sarà uno spazio per le domande, come diceva Patrizia, e poi vedremo quello che sono i compiti affidati a quelli che sono gli enti erogatori piuttosto che gli enti fruitori, perché all'interno del contesto del progetto Single Digital Gateway possono essere individuati quindi degli attori che sono differenti e che hanno differenti compiti, no? Quindi anche istituzionalmente ci possono essere degli enti che sono chiamati in prima persona per appunto espletare, per portare a termine un procedimento amministrativo, oppure ci sono quelli che de invece dovranno fornire delle prove. Quindi distinguiamo in erogatori e fruitori e per ognuno di questi abbiamo cercato anche un po' di delineare quali sono le caratteristiche principali, i compiti principali, il che cosa devono fare per, insomma. Dopodiché concluderemo con quella che è la roadmap e a che punto siamo al giorno oggi, alla data. Quindi procediamo individuando e introducendoci a questo progetto che è appunto il Single Digital Gateway. Nel 2018 è stato pubblicato un regolamento, esattamente il regolamento 1724 della Commissione europea, che istituiva il Single Digital Gateway. Il Single Digital Gateway nasce come punto unico di accesso europeo per tutti i cittadini e le imprese transfrontaliere che vogliono effettuare, che vogliono operare nei diversi stati membri, quindi nell'ambito di un mercato unico europeo, si crea un punto unico di accesso che consente ai cittadini transfrontalieri di accedere a delle informazioni piuttosto che accedere a procedure o servizi erogati dalle singole differenti pubbliche amministrazioni. E questo in un'ampia prospettiva di interoperabilità anche fra i diversi stati membri. Quindi io cittadino transfrontaliero devo poter accedere facilmente a delle informazioni che riguardano un altro stato membro, devo poter utilizzare delle procedure efficienti e totalmente online, quindi delle procedure che devono essere talmente digitalizzate da consentire a me transfrontaliero o impresa transfrontaliera che ha necessità di poter operare, di dover operare all'interno di un altro Stato membro, di portare a termine un adempimento amministrativo, quindi un procedimento amministrativo nei confronti di un'altra pubblica amministrazione totalmente online. Questo chiaramente
sottende alla necessità di dover effettuare un ridisegno di quello che sono i procedimenti amministrativi che sono attualmente erogati dalle pubbliche amministrazioni e soprattutto nelle modalità in cui vengono erogati questi procedimenti amministrativi dalle pubbliche amministrazioni. Sempre obiettivo del Single Digital Gateway è anche quello di accedere a dei servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi a livello europeo. Quindi c'è una sorta di punto unico che è appunto tutto nasce dal portale Your Europe. All'interno del portale Your Europe devo poter trovare le modalità anche di interazione con le singole pubbliche amministrazioni che sono competenti per il procedimento, per la procedura che sono indicate. A livello quindi di regolamento, il regolamento impone e istituisce la nascita di questo Single Digital Gateway, di questo punto unico di accesso europeo. Dice pure quindi che il cittadino transfrontaliero, l'impresa transfrontaliera devono accedere a procedure o a informazioni o poter avere un punto di contatto, riuscire a trovare un punto di contatto per poter sottoporre i propri quesiti e ricevere assistenza alle varie pubbliche amministrazioni, in qualche modo collezionato, e dà l'indicazione di due allegati separati, cioè a questo regolamento ci sono due allegati che definiscono un po' quali sono le attività che il progetto e che il regolamento, che ha un'implementazione per step, per date, prevedono delle attività specifiche. Nel primo caso, il primo step era quello dovuto all'allegato 1, che conteneva all'interno, elencava all'interno per ciascun settore di informazione dei cittadini o delle imprese, indicava quali informazioni dovessero essere inserite all'interno del portale Your Europe. Quindi all'interno dell'allegato 1, che aveva una tempistica che doveva concludersi nel dicembre 2021, dovevano essere inserite in prima battuta tutte le informazioni necessarie per poter fornire ai cittadini transfrontalieri le informazioni necessarie a determinati eventi della vita. Quindi si introduce anche il concetto di eventi della vita. Vengono stabiliti degli eventi della vita che sono degli ambiti di applicazione, no? L'ambito studi per determinare tutte le informazioni che possono essere relative a iscrizione a formazione piuttosto che richiesta di finanziamenti per l'accesso alla formazione, oppure delle informazioni dell'ambito della vita di lavoro e quindi tutte le tematiche collegate all'ambito lavoro, quindi all'ambito di ad esempio iscrizione ai regimi pensionistici piuttosto che di assicurazione sul lavoro, quindi a secondo dell'ambito le varie amministrazioni di competenza che sono individuate attraverso le proprie competenze istituzionali hanno in prima battuta inserito tutte le informazioni necessarie a poter individuare, a poter fornire un set informativo minimo relativo a determinate a questi determinati aspetti degli eventi della vita. Sempre, ripeto, nell'ipotesi di un mercato unico europeo, quindi nell'ipotesi che si possano poter appunto effettuare l'interoperabilità tra i singoli stati membri. Il secondo allegato, che è l'allegato di cui attualmente ci occupiamo e quindi è quello di cui oggi maggiormente incominceremo a parlare, è l'allegato relativo a 21 procedure. Il regolamento quindi indica che per poter effettuare un punto di accesso unico, cittadini ed imprese transfrontaliere devono poter accedere a 21 procedure che sono state ritenute prioritarie inizialmente dal regolamento, totalmente online. E secondo il principio del sistema Once Only Technical System, il sistema che è costituito a livello europeo, chiamato OOTS, Once Only Technical System, che è un sistema che consente l'interoperabilità fra i vari stati membri al fine di consentire nell'erogazione di un servizio, di un procedimento amministrativo ad un utente, l'obbligo, per modo di dire, di non dover richiedere all'utente dei dati, delle informazioni o delle prove, chiamate appunto dal regolamento come prove, relative
già in possesso di un'altra pubblica amministrazione. Quindi, se io per poter effettuare una procedura indicata nell'allegato 2 ho necessità di poter, di dover fornire, di dover richiamare, poiché obbligatoria a livello appunto di normativa dello Stato membro in cui io mi sto riferendo, ho necessità di un dato, di un'informazione che è già in possesso della pubblica amministrazione, chiaramente non devo rifornirla ulteriormente, ma devo procedere in interoperabilità a richiederla alle altre amministrazioni di competenza. Quindi l'allegato 2 definisce le 21 procedure e di queste 21 procedure dice che debbano essere interamente erogate interamente online secondo i principi del one solely, cioè di non richiedere delle informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni agli utenti che chiedono la procedura. È chiaro che le procedure inserite all'interno del regolamento e quindi dell'allegato sono delle procedure che devono essere valide per tutti gli stati membri. Quindi si è all'interno del regolamento, si sono declinate e poi sono state tradotte in tutte le lingue degli stati membri che appunto fanno parte dell'Europa, tutti gli stati membri europei, sono state inserite delle declaratorie, possiamo dire così, sono state indicate delle procedure nell'allegato 2 che chiaramente devono essere declinate all'interno dei vari stati membri, cioè all'interno di una procedura può essere declinato, può essere sotteso uno o più procedimenti amministrativi. E il procedimento amministrativo, quindi che è il risultato finale che si individua all'interno della procedura, può essere anche erogato non soltanto da una pubblica amministrazione, ma in alcuni casi da più pubbliche amministrazioni, perché la tematica, la procedura, così come indicata dall'allegato 2, può essere interpretata o può essere soggetta a diversi procedimenti amministrativi di diverse pubbliche amministrazioni, che magari in altri stati membri sono afferenti allo stesso istituzione o in Italia magari possono essere effettuati in due diversi. Quindi il colloquio e il rapporto con la Commissione europea per l'implementazione di questo regolamento, capite che è chiaramente sempre in corso in questo senso, poiché a livello europeo è stata necessaria effettuare uno scambio per cercare di capire quali dovesse essere l'interpretazione del regolamento relativamente all'individuazione dei procedimenti amministrativi sottesi dalle 21 procedure. Noi abbiamo quindi divisi per eventi della vita, noi abbiamo individuato, sono state indicate appunto le procedure che sono contenute attraverso un'attività che è effettuata in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche Europee, che appunto ho detto è coordinatore. Abbiamo cercato di individuare le varie amministrazioni che erano competenti dei procedimenti amministrativi e con uno scambio sempre con la Commissione europea si è cercato di capire e di affinare tutte le attività che possono essere effettuate all'interno di questo processo. Quindi abbiamo definito appunto gli eventi della vita, il primo evento della vita sulla nascita, la procedura quindi indicata era la richiesta di una prova di registrazione di nascita. All'interno di questo, quindi, abbiamo l'iscrizione ai vari archivi anagrafici italiani. Quindi, in questo caso, ci è venuto quasi scontato avere come procedimento amministrativo l'iscrizione all'anagrafe nazionale e quindi alla NPR, che è appunto la piattaforma che gestisce per l'Italia, gestita dal Ministero dell'Interno, che eroga attraverso appunto la piattaforma ANPR, tutta quella relativa pa parte relativa ai certificati di nascita, iscrizione all'anagrafe e così via. Residenza, idem, richiesta di una prova di residenza, sono i certificati di residenza sempre disponibili all'interno dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, di ANPR. Quindi abbiamo individuato attraverso quelli che erano le amministrazioni competenti e con le amministrazioni competenti abbiamo effettuato un lavoro per cercare di capire quali procedimenti amministrativi sono coinvolti. Nell'ambito della vita studi abbiamo la domanda di finanziamento agli studi per l'istruzione terziaria,
borse di studi e prestiti studentesi offerti, la presentazione di una domanda iniziale di ammissione e la richiesta di riconoscimento dei titoli accademici. Chiaramente, come vedete, queste tre parlano, perché a livello europeo, di istruzione terziaria. La Commissione europea successivamente ha inviato, comunque appunto nascendo da questi scontri, da questi incontri e da questa gestione di tavoli subgroup chiamati, di tavoli europei nel quale appunto l'Italia partecipa anche con AGID, sono state inserite quindi delle informazioni ulteriori che consentivano di individuare che cosa si intende per istruzione terziaria. E si è fatto riferimento ad altri regolamenti europei che inseriscono la codifica ISCED e dicono che le istituzioni terziarie sono quelle che vanno da ISCED 5 a ISCED 8, cioè le università, le AFAM, gli istituti di alta formazione coreutica e artistica, e gli istituti tecnici secondari, che sono gli ITS famosi, che sono delle particolarità, sono degli istituti di formazione superiore che riguarda questa attività. Chiaramente, questo è il primo esempio di doppia amministrazione. Chiaramente noi nel dover implementare un totalmente online, una procedura che preveda la domanda di finanziamento agli studi piuttosto che la domanda di iscrizione agli studi, avendo diverse tipologie, diverse categorie di istruzione terziaria, abbiamo dovuto coinvolgere diverse amministrazioni, perché ad esempio abbiamo che le università e le AFAM fanno parte e sono gestite, sono controllate e supervisionate dal Ministero dell'Università e Ricerca, mentre gli istituti tecnici superiori fanno riferimento al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Quindi in questo caso la stessa tipologia di procedura viene erogata da due differenti pubbliche amministrazioni competenti. Poi è chiaro che stiamo cercando di capire se appunto nella visione di un unico punto di accordo si potrà trovare un repository comune per appunto avviare la procedura. Però in ogni caso c'è un punto di accesso che è Rio Europe, che vedremo più avanti, che poi deve portare a completare il procedimento amministrativo che è sotteso. Per quanto riguarda l'ambito lavoro, chiaramente le diciture diventano più particolareggiate, più tecniche. Si fa riferimento ad altri ambiti e quindi ai regolamenti, quindi alle determinazioni sulla legislazione applicabile, che è la legislazione relativa al paese membro in cui io mi sposto o mi trasferisco. Sempre nell'ambito lavoro abbiamo i cambiamenti rilevanti per le prestazioni di sicurezza sociale e assicurazione della persona. In questo caso abbiamo due competenti istituzioni, che sono, anzi tre, che sono l'INAIL e l'INPS, per la iscrizione, per la comunicazione di iscrizione, di assunzione di un lavoratore, piuttosto che la comunicazione di cessazione, no? Che sono i cambiamenti rilevanti ai fini della previdenza sociale. Io con l'assunzione mi iscrivo all'INPS e ho diritto appunto a versare i contributi per la pensione sociale, piuttosto che all'assicurazione lavorativa, quindi all'INAIL. In quel caso, attraverso l'assunzione o attraverso la cessazione, io con la Commissione europea ho definito che sono gli eventi, i cambiamenti di cui si chiedeva all'interno di questa procedura. La tessera, sempre nell'ambito lavoro, la tessera di assicurazione malattia, la tessera europea, la TEAM. La TEAM in Italia, rispetto agli altri stati membri, è già inserita all'interno di quella che è la tessera sanitaria italiana. Quindi, attraverso il tesserino sanitario italiano, il retro è la tessera europea assicurativa di malattia, la famosa TEAM. Quindi, all'atto della richiesta di tessera, di tesserino sanitario, di tessera sanitaria, io ho anche l'iscrizione, la richiesta di appunto della TEAM, di assicurazione di malattia, perché appunto il retro, e questa mi consente, trovandomi in un altro stato membro, di poter utilizzare le strutture sanitarie secondo un mutuo riconoscimento che è effettuato. Poi abbiamo la parte del trasferimento, e quindi tutta la parte relativa. Sempre al lavoro abbiamo le dichiarazioni dei redditi, quindi abbiamo la dichiarazione dei redditi di persona fisica, ma abbiamo anche nella parte che è considerata di attività
di gestione di un'impresa, avvio, gestione e chiusura di un'impresa, abbiamo anche la presentazione della dichiarazione di redditi di impresa. Quindi in questo caso due procedure che sono totalmente separate hanno la stessa istituzione competente, che è l'Agenzia delle Entrate, perché la presentazione delle domande delle dichiarazioni dei redditi di persona fisica e la dichiarazione dei redditi di impresa vengono presentate poi all'Agenzia delle Entrate. Quindi l'Agenzia delle Entrate deve implementare totalmente online la possibilità del cittadino transfrontaliero di accedere, di poter presentare una dichiarazione dei redditi. E sempre per il trasferimento abbiamo quindi la registrazione del cambio di residenza, che in questo caso, pur afferendo ad un evento della vita per quanto riguarda i regolamenti e quindi l'allegato, un evento della vita che viene chiamato genericamente o viene individuato come trasferimento, in realtà il cambio di residenza è un procedimento amministrativo sempre dell'ANPR, cioè viene registrato all'interno dei comuni italiani attraverso l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, quindi attraverso i servizi e i procedimenti amministrativi che sono erogati dal Ministero dell'Interno attraverso l'ANPR. L'immatricolazione di veicoli, quindi abbiamo il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l'autodirezione di motorizzazione. Dopodiché abbiamo due procedure che sono ottenimento di bollini per l'utilizzo di un'infrastruttura stradale nazionale, diritti calcolati sulla base, oppure l'ottenimento di bollini sull'emissione rilasciati da un organismo e da un ente pubblico. Come abbiamo detto, quindi le 21 procedure sono a livello europeo, ma lo stesso regolamento cita che qualora la normativa relativa all'interno del paese membro non preveda una procedura co così come indicata all'interno dell'allegato 2, lo Stato membro non ha la necessità di doverla mettere in piedi in questo caso. Per l'Italia la normativa vigente prevede che l'accesso alle infrastrutture stradali, quindi alle autostrade, non sia preventivo, nel senso che l'accesso alle infrastrutture stradali avviene a consumo. Io pago una determinata infrastruttura e quindi accedo a una determinata infrastruttura pagando all'uscita, no? Quindi la procedura indicata genericamente da noi come 12, perché è appunto la dodicesima all'interno di questo elenco, non è applicabile all'interno dell'Italia. Stesso discorso per le emissioni, nel senso che non esistono i bollini relativi alle emissioni, quindi non esiste un ente, un organismo pubblico che rilascia dei bollini relativi alle emissioni. Quindi queste due procedure sono state dichiarate con le interlocuzioni con la Commissione europea, le abbiamo considerate non applicabili a livello italiano. Andando avanti, abbiamo sempre un altro evento della vita che è considerato pensionamento, e quindi sono le domande di pensionamento, di prestazioni di pensionamento, quindi sempre INPS in questo caso, oppure la richiesta di informazioni degli altri regimi pensionistici, quindi eventuali altre appunto assicurazioni, quali INPS, altri servizi che sono sottesi. Quindi con l'INPS in questo caso abbiamo effettuato un lavoro per cercare di capire quali sono i procedimenti amministrativi che sono regolamentati da normative di settore, che sono regolamentati all'interno dell'Italia, quindi di normative italiane, che possano essere sottesi dalle procedure che sono state effettuate all'interno del sistema. Dopodiché, dopo il pensionamento, abbiamo tutta una parte corposa che è relativa alla gestione dell'impresa e fra queste ci sono pure le attività relative alle attività, allo sportello unico delle attività produttive e quindi sono la notifica di un'attività commerciale, di una licenza di esercizio di un'attività commerciale, le modifiche di un'attività o la cessazione di un'attività. Quindi la iscrizione appunto presso le Camere di Commercio, quindi l'apertura di una impresa piuttosto che la modifica, piuttosto che la chiusura. Ma all'interno di queste sono state collocate anche lo scambio di licenze delle qualifiche relative alle qualifiche professionali.
Quindi, in prima battuta, sempre dalle interlocuzioni inserite dalla Commissione europea all'interno di documenti successivi e di spiegazione del regolamento, che sono chiamati explanatory document, sono state inserite anche delle categorie professionali, le prime categorie professionali per il quale è richiesto nell'implementazione del regolamento previsto dal Single Digital Gateway anche la possibilità di avere una procedura totalmente online relativa allo scambio delle licenze che mi consente di poter operare in un altro Stato membro. Quindi abbiamo la parte legale e quindi l'iscrizione l'iscrizione all'albo degli avvocati stabiliti, che sono gli avvocati che decidono di operare in un altro paese membro. Abbiamo lo scambio di licenze relative agli operatori chiamati operatori del mare, che sono coloro che effettuano tutte le attività all'interno dei porti, piuttosto che all'interno delle navi che arrivano all'interno dei mercantili e così via. Quindi tutte quelle licenze considerate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relative alla chiamata gente di mare, che sono appunto tutte quante gli operatori all'interno dei sistemi marittimi, piuttosto che i controllori di volo, quindi gli operatori del controllo aereo, e quindi attraverso l'ENAC lo scambio di licenze per operare all'interno appunto di un altro paese membro. L'ultima delle quattro che sono state individuate in una prima battuta di qualifiche professionali che debbano prevedere un processo totalmente online all'interno del Single Digital Gateway sono gli intermediari assicurativi. Quindi attraverso l'IVASS, che è l'Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni, e attraverso quello che è il Registro Unico degli Assicuratori e degli Intermediari dell'Assicurazione, si è cercato, appunto, si sta digitalizzando un processo che consente di operare, di poter utilizzare lo scambio di prove e l'interoperabilità con altri Paesi membri, favorendo e agevolando questo scambio per operare in altri Paesi membri. Quindi all'interno di questa gestione, abbiamo detto, di notifiche di attività, di qualifiche professionali, di licenze e qualifiche professionali, sono state individuate inizialmente queste quattro categorie: avvocati, controllori di volo, agenti di mare e intermediari assicurativi, lasciando intravedere il fatto che più avanti potranno essere inserite all'implementazione, si allargherà, si estenderà ad altre qualifiche professionali, ad altre categorie professionali, chiaramente con le tempistiche che saranno previste successivamente, eccetera. Quindi potranno essere inseriti anche altre, sempre per garantire e per consentire questo libero scambio all'interno di un mercato unico. Quindi poter effettuare attraverso online appunto un procedimento amministrativo che mi consenta di poter ottenere appunto lo scambio di licenze e quindi di poter operare in un altro paese membro. Chiaramente quindi l'iscrizione di una persona fisica ai regimi pensionistici, quindi INPS e INAIL, la presentazione di una dichiarazione dei redditi d'impresa, la notifica ai regimi di sicurezza sociale della fine di un contratto. Come abbiamo detto, la comunicazione di cessione, così come abbiamo la comunicazione di assunzione che dà l'avvio alla parte previdenziale, no? Che dà l'avvio di quella che è l'iscrizione INPS, nel caso nostro, INAIL, nel caso italiano, ma in altre nazioni, in altri stati membri, ad altre cose. La cessazione è appunto il momento in cui viene notificata la chiusura di un rapporto all'interno di INPS, cioè non si continua ad accumulare quelli che possono essere i contributi dei differenti lavoratori. Quindi all'interno di queste 21 procedure abbiamo dovuto effettuare un lavoro che consentiva di poter individuare le amministrazioni che erano deputate ad erogare questi servizi. A questo punto, quindi, avendo il regolamento fissato quelli che erano i vincoli, quindi individuate le 21 procedure, avendo quelli che erano i vincoli che sono determinati all'interno del procedimento del regolamento europeo, abbiamo proceduto ad un'attività di affiancamento e di accompagnamento delle pubbliche amministrazioni che sono deputate, che abbiamo visto adesso, attraverso quello che erano le assumption del Single Digital Gateway.
Quindi abbiamo sicuramente che ci deve essere un portale di accesso unico, che è Your Europe. All'interno di Your Europe, il cittadino che entra individua la propria procedura di interesse e quindi deve essere poi reindirizzato all'amministrazione di conseguenza. Quindi all'interno del regolamento, in un documento che è il regolamento di attuazione, chiamato Implementing Act, che è successivo al regolamento del 2018 e che è stato emesso nel 2022, che contiene la descrizione tecnica di appunto i parametri, le specifiche tecniche che devono essere tenute dai singoli stati membri per poter attuare una propria infrastruttura, e quindi qua siamo sul lato italiano, abbiamo dovuto creare l'infrastruttura italiana che consentisse di poter essere interoperabile con quello che è il sistema OTS europeo e con quello che sono poi le altre indicazioni rispetto agli altri paesi membri. Quindi abbiamo un gateway unico, un portale di accesso di partenza che è Your Europe. All'interno dell'architettura italiana abbiamo pensato a uno dei nodi che è il catalogo dei servizi che mi serviva per disambiguare la procedura dal procedimento amministrativo. Quindi all'interno della procedura io poi vado di volta in volta a dirigermi secondo l'attività che devo fare verso un procedimento amministrativo, verso una competenza territoriale piuttosto che una competenza istituzionale di un ente piuttosto che di altri enti sul territorio che possono essere regioni o comuni nel caso in cui sia necessario in questo senso. Il regolamento prevede che la responsabilità dell'istruttoria, quindi che di tutta la parte relativa all'esecuzione, all'istruttoria relativa al procedimento amministrativo che è richiesto, rimane comunque in capo all'amministrazione, quindi nessuno si sostituisce a quelle che sono le procedure e i procedimenti previsti dall'amministrazione. È definito un punto, come abbiamo detto, di consenso dati generico, nel senso che è stato costituito questo One Solid Technical System, che è il sistema che consente appunto lo scambio e l'interoperabilità con gli altri paesi membri. Chiaramente all'interno del processo che viene disegnato e quindi che deve essere di volta in volta implementato dalle singole amministrazioni nel loro disegno delle procedure che devono essere, delle procedure che devono essere messe interamente online, devono effettuare, richiedere, definire quali sono le prove necessarie per l'espletamento di quel procedimento amministrativo e chiedere il consenso all'utilizzo di quelle prove. Quindi per effettuare appunto ad esempio l'iscrizione all'università, io ho la necessità di avere un certificato di istituzione secondaria, di istruzione secondaria, ad esempio in Italia, in questo senso. Quindi sarà il caso che lo studente che decide di iscriversi all'interno di una università richieda in interoperabilità quelle che sono le informazioni che possono essere collezionate e non devono essere rifornite dall'utente transfrontaliero. Capite bene che questo sistema ha un limite, nel senso che chiaramente per i procedimenti amministrativi purtroppo c'è un'omogeneità europea, però ci sono delle normative che sono di settore e che sono anche relative al paese membro. Quindi si è cercato inizialmente con il regolamento anche di capire quali potessero essere gli impatti rispetto alle normative di ogni paese membro. Dopodiché adesso sono in corso dei tavoli europei dove vengono analizzate tutte le obbligatorietà dei singoli procedimenti amministrativi e delle singole procedure al fine di stabilire un'ontologia comune, stabilire anche un'obbligatorietà comune e la possibilità di quale dato posso richiedere in interoperabilità perché è riconosciuto da un altro paese membro e perché utilizzato per appunto un procedimento amministrativo. Quindi questo scambio di prove sicuramente avverrà a regime, si tende, o comunque l'obiettivo è quello di avere un sistema che funzioni e che scambi prove e che non consenta di inserire determinati
determinate prove, appunto determinate informazioni, ma chiaramente questo attualmente avviene gradatamente, cioè si incominciano ad analizzare alcune procedure con, appunto, in ambito europeo e con i vari paesi membri, alcune procedure, quali sono i dati, in modo da fornire, appunto, qual è l'ontologia comune, quindi omogeneizzare le richieste che possono essere fatte, non togliendo alle specificità che possono essere di ogni singolo paese membro, la necessità, ove strettamente necessario, di dover richiedere un dato che non è possibile recuperare all'interno di un sistema. Un esempio che mi viene per le varie scambi di licenze, in alcuni casi è richiesto l'attestazione di della conoscenza della lingua, in quel caso, oppure piuttosto che dei parametri dei certificati fisici, no? In quel caso, non essendoci un'amministrazione che ha, come si suol dire, un repository, ha un archivio di tutti questi dati, è chiaro che questa informazione deve essere in qualche modo spalmata all'interno delle procedure. Ci sono dei problemi, mi sto accorgendo adesso che c'era forse qualche problema di qualche cosa che non si sente bene. Io continuo ad andare avanti, mi avvertite voi se devo in qualche modo bloccarmi o Sì, cercare. Ok. Claudio, Il video. Giri la comprensione anche di tutti che non devono vedersi la mia faccia in questo senso, quindi a vantaggio vostro, meglio in questo senso non mi faccio vedere, mi sentite. Per quanto riguarda, quindi, stavamo dicendo il consenso dell'utilizzo dei dati, questo fa capire, appunto, come dicevamo all'inizio quando parlavamo dell'agenda, che all'interno del regolamento ci saranno delle pubbliche amministrazioni che sono erogatori dei servizi e invece ci sono delle pubbliche amministrazioni, dei dati, delle prove, e ci sono delle amministrazioni invece che sono fruitrici di prove. Quindi il fruitore della prova, che per il regolamento è indicato come evidence requestor, è colui che sta erogando il procedimento amministrativo e ha necessità di quella prova da un'altra pubblica amministrazione. L'evidence provider invece è l'erogatore, quindi vengono distinte queste due figure che più avanti vedremo anche un po' più in dettaglio di quali sono i compiti all'interno dell'architettura che è stata definita a livello italiano. La Commissione europea, sempre come assumption, ha definito che ci sia un output alle procedure, quindi ha definito la procedura e ha definito qual è l'output che ci si aspetta, quindi deve essere la conferma automatica digitale di un'istanza oppure l'esito di una determinata procedura che è stata completata e deve essere sempre online. Deve essere anche consentito all'utente di mantenere, alla pubblica amministrazione in questo caso, di mantenere le procedure in essere, nel senso che all'interno del regolamento si dice che ci deve essere un accesso unico, uno sportello unico per i cittadini transfrontalieri, ma il servizio e il procedimento può continuare ad essere erogato nelle modalità in Italia e per l'Italia, nelle modalità che sono erogate precedentemente. Quindi allo sportello fisico, piuttosto che al sito dell'INPS o dell'Agenzia delle Entrate, si affianca anche questo canale, che è il canale della Commissione di Your Europe per i cittadini e le imprese transfrontaliere. L'ultimo elemento di vincolo, come si suol dire, che è considerato all'interno del regolamento, è quello relativo all'autenticazione e identificazione degli utenti. Chiaramente il processo deve avvenire per pari opportunità, si dice all'interno della Commissione, degli Stati membri dell'Europa, e quindi ogni cittadino transfrontaliero deve poter autenticarsi e quindi procedere a una identificazione attraverso un sistema online, quindi attraverso un proprio identificativo elettronico che in qualche modo è identificato dal regolamento attraverso il nodo eIDAS. Quindi la federazione del nodo eIDAS consente l'autenticazione anche
deve consentire per i procedimenti amministrativi italiani, deve consentire anche la possibilità a un cittadino tedesco che ha il suo la sua identità elettronica riconosciuta dai propri identity provider tedeschi, quindi il loro, tra virgolette, SPID tedesco, deve avere la possibilità di poter essere riconosciuto all'interno di un procedimento amministrativo italiano. Quindi i procedimenti amministrativi devono essere aperti e consentiti attraverso l'identificazione. L'autenticazione del nodo eIDAS. Il principio del one solly, quindi andando a dettagliare un po' meglio, il principio del Gansolli mira a garantire lo scambio dei dati tra le cittadine e le imprese all'interno di quelle informazioni che possono essere necessarie per il completamento di procedure online e quindi per il completamento dei procedimenti amministrativi. Devono essere coinvolti i cittadini transfrontalieri, quindi appunto come abbiamo detto ci deve essere una prova che deve arrivare dall'estero, ma ci deve essere una prova che dall'Italia deve arrivare all'estero. E quindi all'interno dell'architettura c'è un'architettura generale europea con il sistema OOTS che è definito appunto all'interno dei regolamenti attraverso appunto quello che è il regolamento di esecuzione, come abbiamo detto, è l'Implementing Act che dà le specifiche tecniche di quello che i singoli paesi devono attuare. Ci sono quindi gli access point che consentono di poter interoperare sicuramente, quindi in sicurezza attraverso i diversi stati membri. Attraverso la scelta italiana si è deciso di utilizzare per le richieste e risposte la piattaforma dati nazionale, la PDND, che consente l'interoperabilità attraverso appunto le pubbliche amministrazioni italiane. In questo caso il Single Digital Gateway è collegato attraverso la propria architettura, i propri nodi di access point e di altro che vengono effettuati all'interno di questo sistema attraverso un'autenticazione della piattaforma nazionale dati, la PDND. Quindi la prova, se disponibile, è recuperata attraverso il sistema OTS, se invece questa prova non è possibile recuperarla, allora in quel caso bisognerà procedere al caricamento di manuale di questa evidence, questa prova necessaria, piuttosto che all'autocertificazione, ove consentita e richiesta all'interno dei procedimenti amministrativi. E in ultimo, prima di procedere alle domande, come ci eravamo detti abbiamo inserito all'interno appunto un glossario delle attività di quello che è previsto all'interno di quanto dichiarato e espresso all'interno del regolamento europeo, in modo da cercare di capire quali sono la denominazione che è stata fatta in Italia, il riferimento nella documentazione della Commissione europea e una breve descrizione, quindi adesso non me ne sto a leggere, però ci sono all'interno appunto tutte quante le informazioni che sono necessarie per poter individuare e interpretare meglio tutte quante le attività che sono richieste all'interno dei sistemi. Prima di passare quindi al contesto italiano e quindi alla user journey che abbiamo pensato in questo senso, io forse passerei quindi a questo punto, visto che sono 47, a un primo set di domande, in modo che riposo un po' la voce io. E quindi chiederei a Patrizia se mi aiuta in questo senso con appunto con sottopormi le prime domande che sono arrivate. Ok, allora ti sottopongo la prima domanda che è quella di Valeria Catignani che ha fatto all'inizio, che dice come verranno coinvolti e se verranno coinvolti i singoli comuni, esempio se dovessero adattare dei loro software gestionali o sportelli online potrebbero essere beneficiari diretti dei fondi PNRR della M1C1 misura 1.3.2 sportello digitale unico o indiretti con enti come le regioni come soggetti attuatori principali. Allora, la misura citata vede come soggetto titolare il Ministero della la Presidenza del Consiglio con il Dipartimento dell'Innovazione Tecnologica, il Dipartimento della Transizione Digitale, Trasformazione Digitale, scusatemi. Agid è soggetto attuatore. All'interno di un accordo che è stato fissato tra il soggetto titolare e il soggetto attuatore c'è la possibilità di avvalersi, comunque di in qualche modo aumentare, sviluppare, quindi sollecitare lo sviluppo da parte di soggetti subattuatori che sono coloro che sono dedicati ai procedimenti amministrativi di cui stiamo dicendo.
Allo stato attuale i comuni potrebbero essere coinvolti relativamente alla parte di ANPR e quindi è gestito attraverso un sistema ed un altro procedimento che non prevede il pagamento, perché come sapete i fondi europei del PNRR non consentono il double funding, quindi tutto ciò che è finanziato in qualche modo da un'altra misura non può essere Hai fatto andare altro, non si può fare niente. sullo sportello unico delle attività produttive, sul SUAP. Il SUAP, quindi, che è un portale regionale, vedo che c'è una domanda pure sul SUAP, forse la sto anticipando in questo senso. Il SUAP, che è una delle procedure che il single digital gateway. Facciamo una piccola pausa. Lui prova a collegarsi, Alessia, adesso c'hai il si microfono dispone. aperto, stiamo sentendo te. Eccoci. Quindi stavo dicendo che il SUAP, quindi, ha un'altra misura PNRR, quindi compatibilmente che è gestita a cui, per la titolarità del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio. Quindi compatibilmente con evitare il doppio finanziamento, si dovrà cercare, appunto, si sta cercando di capire come poter intervenire in questo senso. Le attività di coordinamento e di adeguamento dei software gestionali per gli sportelli unici nascono da linee guida che sono da specifiche tecniche che sono state messe con il progetto SUAP e che chiaramente sono già compliant con quanto richiesto dal Single Digital Gateway. Le regioni possono essere, sono sicuramente chiamate relativamente alle comunicazioni obbligatorie di assunzione o di cessazione che sono effettuate attraverso delle piattaforme regionali e quindi in quel caso stiamo colloquiando con le regioni appunto per cercare di capire come è possibile, se è necessario dover attivare un procedimento, un processo di subfornitore, quindi di trasferimento di fondi a valere della misura, per poter aiutare, per poter stimolare la possibilità di appunto adeguamento di servizi sempre nuovi e competitivi nel panorama digitale rispetto ai cittadini transfrontalieri, questo è. L'altra domanda. Claudio, ti proporrei una cosa. Siccome si continua a sentire un po' male a scatti, se facciamo una pausa di qualche minuto, 1 o 2 minuti, se tu provi, se, non so se sei col wifi, se provi a collegarti con il cavo di rete in maniera che possa migliorare un po' l'audio. Io sono col cavo di rete, però va bene, cercherò di fare. Sì, facciamo un attimo una pausa. Volevo soltanto dire relativamente a quanto detto poco fa da Patrizia sul secondo webinar, chiaramente l'argomento è lo stesso, nel senso che è sempre il Single Digital Gateway, però nel secondo webinar parleremo un po' più della parte tecnica e quindi dell'infrastruttura che è stata creata e quindi ci spingeremo un po' più sul tecnico rispetto alla parte più informativa di oggi, nel senso oggi stiamo facendo una panoramica di contesto per capire che cos'è, come si applica e quali sono le opportunità o gli obblighi che abbiamo detto fino adesso, quindi i vincoli che sono indicati dal regolamento europeo, e invece martedì prossimo ci sarà una parte un po' più squisitamente tecnica, cioè si sarà indicato come appunto l'infrastruttura è stata pensata e come è stata sviluppata e come si opera in questo senso. Relativamente quindi al contesto, abbiamo ingaggiato, come abbiamo detto, quindi che cosa è stato fatto all'interno, abbiamo ingaggiato le pubbliche amministrazioni, abbiamo definito quelli che sono gli ambiti di applicazione di questi procedimenti amministrativi, quindi sono stati raggruppati gli ambiti e le amministrazioni che sono state individuate, si è proceduto quindi ad uno scouting all'interno dei siti delle singole amministrazioni per cercare di capire quali potessero essere i procedimenti amministrativi che sono necessari all'interno delle pubbliche amministrazioni e quindi abbiamo individuato le amministrazioni competenti. E abbiamo chiesto loro quali dei procedimenti che noi avevamo inizialmente individuato fossero, potessero rispondere a quelle che erano le caratteristiche richieste dai vari explanatory document dalla Commissione europea. Quindi, alla fine, la pubblica amministrazione ha deciso quali erano relativamente, ha identificato i procedimenti amministrativi che sono di competenza delle singole pubbliche amministrazioni.
E quindi un breve, questa appunto è non totalmente esaustiva perché appunto bisognerebbe in qualche modo cercare di inserire un po' tutte quelle che sono state previste, per esempio per l'ambito studi abbiamo detto il MUR piuttosto che il Ministero dell'Istruzione, per i veicoli il Ministero delle Infrastrutture relativamente appunto alla parte di motorizzazione, quindi alla direzione della motorizzazione, per la previdenza abbiamo l'INPS, l'INAIL, il Ministero del Lavoro e nel caso appunto delle comunicazioni obbligatorie abbiamo le regioni e le province autonome, per le qualifiche professionali abbiamo come ho detto il Consiglio Nazionale Forense, quindi la parte degli avvocati, l'IVASS, la parte degli intermediari assicurativi, l'ENAC, la parte dei controllori appunto della parte degli operatori del volo e il MIT per la parte di gente di mare, come abbiamo detto, quindi tutti gli operatori portuali o che operano all'interno della parte portuale, l'Agenzia delle Entrate per la parte dei redditi. E la TEAM sfrutta come abbiamo detto poco fa, sfrutta il sistema di tessera sanitario che è gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi, siccome a livello italiano la TEAM è all'interno e in retro della tessera sanitaria, chiaramente l'amministrazione competente dell'erogazione della tessera sanitaria è il Ministero dell'Economia e delle Finanze. E per quanto riguarda le attività del SUAP, abbiamo messo inizialmente chiaramente Unioncamere sicuramente coinvolto, sicuramente ci saranno sottesi tutti quanti i vari procedimenti amministrativi e tutti i vari SUAP che saranno a livello comunale o regionale, ma che verranno comunque interessati o si sta cercando di capire come attraverso appunto il progetto SUAP del Dipartimento di Funzione Pubblica, piuttosto che all'interno delle attività che vengono fatte sul Single Digital Gateway, come verranno coinvolti in questo senso. Quindi abbiamo genericamente fatto un mapping tra i procedimenti amministrativi e quindi quali sono i procedimenti amministrativi per i quali appunto INAIL e per i quali appunto tutte quante le amministrazioni che ho detto prima sono individuate e abbiamo proceduto con loro a fornire tutte le informazioni che nascono dalla definizione di quello che è la user journey, l'esperienza utente. Quindi qual è l'esperienza che l'utente deve avere che è delineata all'interno di quello che è il portale, di quello che è il regolamento che è stato definito. Quindi abbiamo che appunto ci sono consentiti tre diversi entry point, nel senso che il canale che può essere utilizzato può essere direttamente il punto di accesso iniziale definito dal Single Digital Gateway, ma ci può essere anche la possibilità di accedere attraverso le infrastrutture italiane, italiana nel caso nostro, ma anche le infrastrutture degli altri paesi membri che hanno fatto una scelta uguale alla nostra, di un catalogo dei servizi che prevede e che reindirizza, disambigua, come abbiamo detto, le procedure indicate dall'allegato 2 con i procedimenti amministrativi e con consente di indirizzare l'utente direttamente al procedimento finale. L'altra possibilità è quella del portale della pubblica amministrazione, quindi sono consentiti all'interno del regolamento questi tre entry point differenti. Andiamo a vedere se materialmente come fa, quindi il cittadino transfrontaliero all'interno del sistema entra su Your Europe e naviga il portale alla ricerca del identificando, cercando, non identificandoci perché è un portale informativo, quindi entra su Your Europe e si indirizza a secondo di quello che vuole fare sul paese membro che serve e poi attraverso il paese membro anche le procedure che sono indicate. A quel punto, selezionando l'ambito di interesse, gli vengono definite quali sono le procedure che possono essere utilizzate. All'interno seleziona la procedura e il paese che è effettuato e viene reindirizzato all'interno di quello che è il catalogo dei servizi italiano. All'interno di questo catalogo dei servizi italiano, quindi il procedimento, l'utente è indirizzato a secondo di quello che sono il procedimento europeo, quali sono le declinazioni in procedimenti amministrativi italiani e viene indirizzato anche nella competenza della pubblica amministrazione necessaria. Quindi se io voglio iscrivermi alle università sarò indirizzato verso Universitali che poi mi indirizzerà all'interno del portale
dell'ateneo di interesse, o piuttosto verrò indirizzato all'interno dell'INPS piuttosto che dell'INAIL o piuttosto che del Ministero dei Lavori e delle Politiche Sociali, a secondo del procedimento amministrativo che io man mano sto selezionando. Quindi questo catalogo dei servizi non fa altro che indirizzarmi meglio, indirizzare meglio, cercare di capire meglio qual è la mia esigenza per indirizzarmi al meglio verso il procedimento amministrativo che è di necessità. A quel punto si viene reindirizzati nel portale della pubblica amministrazione e lì per poter accedere al procedimento amministrativo, come abbiamo detto, è necessario l'autenticazione e l'identificazione online e quindi deve essere possibile poter accedere attraverso il login eIDAS. Quindi viene fatta l'autenticazione e l'identificazione dell'utente attraverso il nodo eIDAS. E si accede alla richiesta del procedimento amministrativo. All'interno dell'Italia noi abbiamo il codice fiscale che guida nella maggior parte dei casi i procedimenti amministrativi delle pubbliche amministrazioni, ma il codice fiscale italiano, gestito attraverso l'anagrafe tributaria, non è un elemento di identificazione, quindi questa attività è un'attività puramente italiana, in questo una specificità puramente italiana. Questo significa che qualora il login eIDAS non contiene fra gli attributi, perché io appunto sono cittadino o sto utilizzando lo SPID tedesco, dicevo, e tra gli attributi il data minimum set si chiama del login eIDAS non è previsto il codice fiscale, chiaramente per poter accedere ai servizi della pubblica amministrazione era necessario individuare o ottenere un codice fiscale che è necessario. Quindi a quel punto il codice fiscale deve essere dichiarato, quindi successivamente all'autenticazione, i vari portali richiedono al cittadino, all'utente che si sta autenticando, di inserire il codice fiscale e un altro attributo che è la data di nascita e il luogo di nascita. Questi dati, insieme ai dati relativi, quindi sono insieme al nome, cognome e data di nascita, sono verificati insieme ai dati del login eIDAS attraverso un servizio che è invocato sull'anagrafe tributaria. Quindi l'Agenzia delle Entrate fornisce un ulteriore servizio per le PA italiane all'interno del Single Digital Gateway che consente di verificare la corrispondenza fra i dati che vengono ereditati dal login eIDAS e i dati che sono inseriti dall'utente transfrontaliero per poter accedere a un procedimento amministrativo. È chiaro che i procedimenti amministrativi italiani, nella maggior parte dei casi, pur non essendo il codice fiscale identificativo di una persona, in alcuni casi il codice fiscale è necessario per poter operare. Quindi, ad esempio, la dichiarazione dei redditi non può essere effettuata se l'utente non ha un domicilio, un identificativo fiscale all'interno dell'Agenzia delle Entrate. Quindi, leggevo una domanda sul cittadino straniero che deve richiedere il codice fiscale, lo deve richiedere solo ed esclusivamente se è necessario per il procedimento amministrativo. Se io devo comunicare l'assunzione di un mio dipendente al Ministero dei Lavori Pubblici piuttosto che all'INPS, la sede dell'impresa del cittadino deve essere italiana, quindi io lì devo avere un codice fiscale di un'impresa italiana. Quindi in alcuni casi il codice fiscale è un elemento estremamente necessario per la normativa italiana. Questo significa che se è necessario per poter accedere al procedimento amministrativo, allora io necessariamente dovrò effettuare questa attività ulteriore di verifica, qualora non ci sia, perché non è detto che il cittadino risieda in Germania, ma che possegga un identificativo elettronico quale SPID o CIE italiana, perché italiano. In quel caso, l'autenticazione che lui effettua attraverso il nodo eIDAS, essendo effettuato attraverso l'indicazione
attraverso il, scusatemi, essendo effettuato attraverso un identity provider che ha come data minimum set anche il codice fiscale, in quel caso non sarà necessario richiedere una verifica, un servizio ulteriore di verifica del codice fiscale, perché il login eIDAS contiene fra i dati e gli attributi anche con sé anche il codice fiscale, quindi in quel caso il procedimento amministrativo va avanti normalmente senza dover chiedere ulteriori informazioni. Quindi quel servizio è un servizio opzionale che viene opzionato appunto dalle pubbliche amministrazioni nel caso in cui sia necessario per poter procedere al procedimento amministrativo. Quindi entrando nel portale della PA, io effettuo, quindi cioè, chiedo, cerco di effettuare il mio procedimento amministrativo, mi pongo nel caso in cui il mio procedimento amministrativo abbia la necessità di alcuni requisiti e di alcuni evidence type, quindi abbia bisogno di prove che arrivino da altre pubbliche amministrazioni, in quel caso sto all'interno del sistema OTS che, selezionando il paese, mi fa entrare all'interno, mi chiede all'amministrazione di provenienza, mi fa entrare all'interno di un preview space, che è una delle componenti dell'architettura italiana, che mi consentirà di visualizzare, di recuperare, dare il consenso per il recupero dei dati dell'altra amministrazione e anche, nel caso in cui sia possibile, di effettuarne un'anteprima, il preview appunto. Una volta visualizzato il documento, acconsento al recupero dei dati, posso utilizzarli all'interno del procedimento amministrativo piuttosto che quindi integrarli nel caso in cui, appunto, come abbiamo detto, le prove che sono state richieste non sono soltanto italiane, ma possono derivare da altri paesi membri in questo caso. Quindi nel caso in cui le prove siano soltanto italiane e non possono essere recuperate da altre pubbliche amministrazioni, posso procedere all'integrazione dei dati, posso procedere anche a una sostituzione di alcuni dati che però non garantisce la scrittura, è una sostituzione relativamente all'istanza che io sto presentando. Quindi all'interno delle amministrazioni quella modifica e quella sostituzione che io faccio non sarà valida per un aggiornamento dell'eventuale archivio che possa essere fatto. Vengono riepilogate le prove che sono state prese e quindi l'istanza che viene presentata. Qualora sia necessario effettuare un pagamento a seguito della istanza che io sto facendo, deve essere possibile. Quindi questa esperienza utente che io sto raccontando chiaramente è la massima, che poi va declinata a secondo di quelle che sono i procedimenti amministrativi, no? Questa è l'esperienza utente del procedimento completo. In questo caso, appunto, come sto dicendo, può essere richiesto il pagamento di una tassa, di un tributo, in quel caso ci sarà il riepilogo e il calcolo dei costi, ci sarà la scelta del metodo di pagamento. E poi ci sarà quindi l'indirizzamento al completamento della fase di pagamento di tasse e di diritti, eventualmente in Italia attraverso PagoPA o attraverso altre modalità che sono necessarie. Verrà completata l'istanza e a quel punto ci sarà l'output, che è la notifica, richiesta da parte della Commissione europea. Quindi la notifica del completamento del procedimento amministrativo piuttosto che l'invio, la notifica della sottoscrizione di un'istanza e quindi l'invio di quell'istanza per competenza ai procedimenti, alle pubbliche amministrazioni di competenza rispetto a questo. Andiamo a definire, quindi non mi ricordo Patrizia che abbiamo detto, faccio tutto e poi facciamo le domande in ultimo, Sì, giusto? Quindi alle proseguo a 13:15, finire. fino alle 13:15. Ok? Hai 5 Quindi minuti. andiamo ad avvicinarci alla parte di 5 minuti, alla parte finale. Quindi brevemente abbiamo distinto, come abbiamo detto, gli enti fruitori, che sono i gestori dei portali, che fruiscono delle prove che sono messe a disposizione in interoperabilità da altre pubbliche amministrazioni. E quindi abbiamo indicato bene o male quali sono le attività macro che in tutti i casi ci potessero essere. Quindi sono i gestori di prove devono dover registrare i loro portali all'interno di un censimento dei metadati, all'interno del catalogo dei servizi, affinché il procedimento amministrativo possa prevedere quali sono le evidence che sono necessarie e che devono essere richiamate dalla varia architettura OTS.
deve essere definita quindi l'autenticazione che deve essere fatta per la fornitura dei dati, che abbiamo detto deve avvenire tramite login eIDAS, deve essere definita la prova, quindi l'evidence type che deve essere contemplata, deve essere attestato e quindi si deve effettuare l'adesione alla PDND perché l'erogazione di queste prove a livello italiano viene effettuata all'interno di quello che è il sistema della piattaforma nazionale dati. Deve prevedere una notifica elettronica della fase istruttoria che l'utente è informato che la procedura è stata inviata tramite notifica elettronica, oppure consentire il caricamento di eventuali certificazioni o autocertificazioni non possano essere recuperate all'interno del sistema Once Only. Per gli erogatori, quindi che sono coloro che danno solo le prove, in questo caso abbiamo detto, sono i fruitori, sono coloro che fruiscono, gestiscono i portali e fruiscono dei dati. Gli erogatori invece sono coloro che erogano il dato, in questo caso ci mettiamo nella posizione dell'evidence type. In questo caso devono essere effettuati i servizi per poter erogare attraverso API il servizio e gli schemi di dati che sono presenti nei propri archivi. Deve essere effettuato lo schema di dato e quindi il metadato, devono essere censite le tipologie di prove che devono essere fornite, nonché definite a livello atomico le prove che possono essere fornite e che possono essere recuperate dalle altre pubbliche amministrazioni, e chiaramente anche in questo caso deve essere effettuata l'adesione alla piattaforma nazionale dati per poter consentire di utilizzare l'access point e di essere utilizzata all'interoperabilità con le altre amministrazioni. Qual è la roadmap quindi del regolamento? Come abbiamo detto, il regolamento è nato nel 2018, si prevedeva la pubblicazione da parte della CE della versione definitiva, è stata pubblicata dalla CE la versione definitiva dell'Implementing Act, che è appunto l'atto, il regolamento di indirizzo che contiene quindi tutte le specifiche tecniche di questo sistema OTS e di come le singole infrastrutture italiane debbano essere adeguate a quelle che sono i vincoli che sono indicati da questo Implementing Act che è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea a settembre 2022. A dicembre del 22 è stata effettuata sulla base di quelle che erano le indicazioni fornite dall'Implementing Act. La componente infrastrutturale italiana che è stata sviluppata e finita all'interno del dicembre 22 e che è stata pure testata, e quindi dal 22 fino alla data in cui le procedure dovranno essere messe online, che il regolamento indica nel 12-12 del 2023, dovranno essere effettuate e rilasciate man mano dai singoli portali delle singole amministrazioni, come abbiamo visto poco fa, i singoli procedimenti amministrativi attraverso il collegamento a Your Europe. E quindi a livello italiano dobbiamo effettuare il collaudo integrato di questi procedimenti attraverso il processo che vi ho definito nella parte di registrazione a Your Europe, al catalogo dei servizi e al reindirizzamento del procedimento amministrativo, piuttosto che all'utilizzo del sistema OTS per il recupero delle prove. Nel primo semestre la Commissione europea ha indicato che i collaudi vengano fatti all'interno dei vari Paesi membri, nel secondo semestre invece i collaudi sono integrati anche fra Paesi membri e quindi si comincerà ad effettuare quella che è l'integrazione dei test e i collaudi tra appunto diversi Paesi membri all'interno di questo. Io ho finito e lascerei quindi lo spazio che è rimasto appunto alle domande. Sono le 13:15, sono le 13:14, un minuto prima ho finito in questo senso. E quindi ti chiedo, Patrizia, se puoi aiutarmi dicendomi un paio di domande che vogliamo appunto chiaramente. Allora, io ho riportato le domande e anche alcune considerazioni interessanti perché poi si è, diciamo, sviluppata anche una discussione nella chat. Io continuerei, te le ho riportate tutte nel box sotto il contatore che vediamo noi, diciamo, di staff. Se vuoi te le leggo. La prossima, dopo quella a cui avevi già risposto, era una domanda di Alessandro Battisti che chiedeva: gli ordini professionali sono coinvolti nelle varie procedure?
Cristina Vergano gli rispondeva che aveva visto che nel portale Agid 22, che al punto, nel piano triennale Agid 22-24, l'obiettivo 1.3, sezione LA per le PA, sono elencati gli enti competenti per ogni procedura dell'allegato 2. E però Alessandro Battisti rispondeva che a Cristina sono elencati a pagina 16, eccetera, eccetera, gli ordini professionali però non figurano. Ti ho riportato un po' tutta la discussione. Sì, assolutamente sì, nel senso che chiaramente il piano triennale ha le informazioni che sono disponibili sul momento, quindi sono il primo scouting che è stato effettuato. Come abbiamo detto, la parte dei procedimenti delle qualifiche professionali è una parte che è in divenire. Per adesso sono stati definiti i quattro ordini professionali, quelli che ho definito poco fa, cioè legale, ENAC, IVASS, piuttosto che gente di mare. E quelle sono le risposte. Poi andiamo alla prossima domanda. Prossima EurEurope fungerà da domanda, ecco, compito. EurEurope fungerà da punto unico di accesso ai servizi, catalogo, autenticazione, eccetera, ma l'erogazione dei servizi stessi continuerà ad avvenire come sempre tramite i sistemi locali, corretto? Questa domanda la fa Pietro Pistolato. Esattamente, sì, come ho detto, EurEurope è un punto di accesso. Quindi l'utente arriva lì, poi viene indirizzato sul catalogo dei servizi, che è un elemento dell'infrastruttura italiana, che appunto indirizza l'utente appunto all'amministrazione competente che poi erogherà il servizio. Allora, poi c'è Luca Braus che fa appunto una domanda un po' più articolata che dice: è corretto affermare che i comuni non dovranno fare direttamente nulla nell'ambito del Single Digital Gateway, in quanto tutti i servizi online per i cittadini presenti nell'allegato 2 del 1724-2018 di competenza comunale sono esclusivamente riferiti a ANPR di titolarità giuridica e tecnica tramite il relativo portale web del Ministero dell'Interno e del SUAP di titolarità del MISE ed erogato tramite il servizio impreso in un giorno di infocamere? Però poi lo stesso Sì Luca e Braus, no. probabilmente tu hai dato già una risposta nella tua comunicazione, dice credo sia una domanda retorica a questo punto. Comunque rispondi perché è importante. Sì, nel senso sì, e poi molto spesso appunto siamo tutti quanti quando seguiamo delle cose ci vengono delle domande che magari tendiamo a scrivere subito e poi magari invece sono argomento di discussione poi successivamente. In questo caso appunto l'avevo detto, i comuni chiaramente erano sicuramente interessati per i procedimenti relativi alla nascita, alla residenza, però quelli sono erogati attraverso ANPR, per cui abbiamo individuato l'amministrazione di competenza, come ben detto, il Ministero dell'Interno tramite la piattaforma ANPR. Relativamente ai comuni, relativamente al SUAP, invece la situazione è un po' più complicata, perché imprese in un giorno, in qualche modo dobbiamo capire un po' meglio, non ha a bordo tutti gli sportelli unici, quindi in alcuni casi gli sportelli unici che sono coperti da imprese in un giorno per il 50% o di più, credo il 60 il 70%, adesso non voglio essere impreciso, ma so che non è completa. Dobbiamo capire come verranno agganciati, se devono soltanto adeguarsi a delle specifiche che sono in qualche modo definite all'interno di quelle che sono le specifiche del SUAP che si stanno emettendo, che verranno emesse da funzione pubblica nel progetto SUAP. Ok, Silvia Monda, in questa pagina ci sono. Una considerazione, se la vuoi leggere tu. In questa pagina ci sono In io. questa pagina ci sono. Sì, leggi tu. Non conosco quella pagina, non saprei che dire, nel senso che si parla di avvisi suddivisi per la misura. Probabilmente ci sono non so se è indicata la misura, forse rispondeva a qualcun altro. Devo dire che questa risposta, a mio avviso, non ho gli elementi per poter rispondere in questo senso. Nel senso, presumo che quel link PA digitale misure sia appunto un link che dà gli avvisi relativi appunto ai progetti in essere che possono essere utilizzati dai comuni in questo senso. Allora, poi c'è Monica Monica Felatin. Feletig, che è Sportello Unico e Regione Friuli Venezia Giulia,
che dice, risponde a Luca Brausi, i comuni devono occuparsi di esporre le informazioni per l'accesso alle procedure di loro competenza, ad esempio le informazioni per l'accesso alle procedure gestite da SUAP. Quindi questa è una considerazione, non so se la vuoi commentare o se andiamo avanti. Andiamo avanti, Mauro Mauro Milone, come si Milone. inserisce in questo contesto la creazione della società 3? 3 che subentra Istat, INPS, 3I che subentra Istat, INPS e INAIL nella gestione dei dati. Io non ho conoscenza di questa. In questo momento i dati sono gestiti all'interno, appunto, Istat non è individuata. All'interno delle procedure, come abbiamo detto, sono indicate le competenze di INPS e INAIL. Al momento noi stiamo facendo erogare i servizi, verranno erogati i servizi attraverso INPS e INAIL. Non ho conoscenza di quello che sarà il previsto all'interno di questo 3I che non Sì. conosco. Allora, poi c'è Federico Albesano che ti chiede: Eidas non fornisce il codice fiscale dell'utente europeo, come sarà possibile attivare alcuni procedimenti in sua assenza? E questo l'ho detto sempre poco fa, nel senso che successivamente al login EIDAS chiaramente c'è l'invocazione di un servizio di verifica di corrispondenza fra il codice fiscale che l'utente deve inserire e il codice fiscale e i dati EIDAS che vengono ereditati dal login EIDAS all'interno dell'anagrafe tributaria. Ok, poi c'è Pietro Pistolato che dice: i sistemi di autenticazione europea, esempio SPID tedesco, non contemplano di norma il codice fiscale come lo intendiamo noi, che tipicamente è chiave di tutti i sistemi informativi italiani. Sì, è la risposta a quello precedente in realtà, nel senso che chiaramente, come abbiamo detto, il login EIDAS in alcuni casi potrebbe non avere il codice fiscale. Siccome per le amministrazioni italiane il codice fiscale in alcuni casi è un discriminante rispetto all'accesso ad un procedimento amministrativo, abbiamo pensato a livello Italia di poter usufruire di quest'ulteriore servizio di Agenzia delle Entrate che verifica a valle della. Il regolamento prevede pure che qualora le misure di identificazione non siano sufficienti per i paesi membri attraverso il login EIDAS, si può ricorrere ad ulteriori misure che possano identificare maggiormente, mettere in atto delle azioni preventive o correttive che possono consentire una migliore identificazione. In questo caso noi abbiamo utilizzato questo articolo 16 del regolamento, cioè abbiamo messo a disposizione di tutti, abbiamo concordato con l'Agenzia delle Entrate di mettere a disposizione un servizio che verifica la corrispondenza del codice fiscale. Ok, allora c'è Tiziana Montanaro che dice: è disponibile un esempio di servizio nel Single Digital Gateway per capirne il funzionamento? Aspetta, è possibile un servizio del Single Un Digital Gateway per. esempio, di Single Digital Gateway per capirne il funzionamento. Sì. Allora, come abbiamo detto, nel senso ne abbiamo parlato, abbiamo visto la user journey che è proprio l'esempio di qual è il servizio all'interno del Single Digital Gateway. Io vado su Your Europe, ho bisogno di iscrivermi all'università. In quel caso il catalogo dei servizi mi dà ambito studi e mi disambigua qual è dei tre procedimenti amministrativi previsti di iscrizione all'università, iscrizione alla formazione terziaria, piuttosto che richiesta di domanda di finanziamento agli studi e vengo indirizzato all'interno del portale del MUR Universitali. Il portale del MUR Universitali mi autentica e mi richiede qual è le informazioni ulteriori che io voglio effettuare, cioè dove voglio iscrivermi, se alla Sapienza di Roma piuttosto che al Politecnico di Torino. In quel caso, appunto, vengo reindirizzato all'interno del portale dell'università che consentirà di formulare o di recuperare le prove nel caso in cui sono necessarie delle prove richieste e inserire e presentare la domanda con una notifica finale di presentazione della domanda, in quel caso è appunto l'esecuzione di quanto previsto dal regolamento.
Allora, andiamo avanti, ti riporto in sintesi una discussione tra Monica Fellegg e Luca Braus. Monica Fellegg aveva detto che i comuni devono occuparsi di esporre le informazioni per l'accesso alle procedure di loro competenza, quindi per l'accesso ad esempio delle procedure gestite da SUAP, e Luca Braus dice: ma Monica, ognuno con descrizioni testuali proprie? Non credo, quantomeno non spero, dovrà essere definita una descrizione istituzionale a monte o dal Ministero degli Interni da una parte, dal MISE dall'altra, o quantomeno tramite la conferenza unificata. E se proprio i comuni solo in seguito potranno prendere quei testi per noi, pubblicarli sui loro siti web istituzionali nelle relative schede dei servizi, senza alcuna discrezionalità, se no non ha senso parlare di standardizzazioni. E Monica Fellegg risponde: Luca Braus, noi l'abbiamo fatto come regione, sempre Friuli Venezia Giulia, gestendo un portale regionale SUAP, unendo ad ogni procedura una descrizione standard per tutti i comuni che sono ben contenti di questa scelta. Abbiamo anche la traduzione in inglese. E Luca Braus dice: complimenti, avete fatto un ottimo lavoro ad anticipare in quel modo, che si prendano allora le vostre per tutti. Quindi lui parlava dicendo, mettendosi nei panni del singolo comune, non è possibile che ognuno singolarmente faccia le proprie descrizioni e i propri servizi. Per i servizi non sarebbe nemmeno possibile, essendo già tutto attivo come ANPR e imprese in un giorno. Quindi questa è una discussione che si è sviluppata e quindi c'è una buona prassi già in questo senso, se tu concordi, Claudio. No, difatti noi abbiamo per ANPR appunto è l'unico interlocutore. Su imprese in un giorno stiamo discutendo perché appunto ci risulta, comunque ci è stato dichiarato che non tutti quanti i portali comunali sono attestati su imprese in un giorno, quindi dobbiamo capire come poterli raggiungere. In ogni caso probabilmente sicuramente avrà un posto, un ruolo importante imprese in un giorno in questo senso. Andiamo sulla Allora, domanda la domanda successiva. successiva è di Lorenzo Iannuzzi che dice: dal punto di vista tecnico-informatico, oltre ad adeguare i propri sistemi per accettare l'autenticazione eIDAS e inserire i servizi a catalogo, mi pare di capire che sia richiesta solo l'integrazione con il sistema di verifica e presentazione delle evidence, o sbaglio? Nello specifico mi riferisco ai servizi forniti dalle università. Allora, sì, nel senso che appunto la parte finale mi ha bloccato sulla risposta che stavo dando. Sì, è chiaro che ogni impatto e quindi ogni soluzione prevista è differente a secondo di quello che è lo stato dell'amministrazione in quel caso. Quindi, se appunto c'erano già delle amministrazioni che erano già adeguate al login eIDAS per altri servizi, ad esempio il Ministero del Lavoro che ho citato poco fa, consentiva già il login eIDAS. In quel caso, chiaramente le attività che sono state effettuate sono relative al mettere a disposizione, nel caso in cui sia necessario lo scambio tra OTS, questo aggancio con l'interoperabilità europea in questo senso. Nel caso delle università, sì, gli studi sono quelle che dovranno appunto consentire il login eIDAS e poi l'eventuale scambio di prove attraverso le banche dati ANIS e ANIST che possono contenere gli eventuali riconoscimento dei titoli piuttosto che Allora, poi. ti leggo una considerazione di Fabrizio Tomasi. Dice: scusate, ma per rendere PDND utile a mio modo di vedere è necessario definire gli standard dall'alto. Se la regione ha bisogno di recuperare dei dati, è impensabile che utilizzi un'API diversa per ogni comune da cui devi andare a pescare. Altra cosa sarebbe se fornisse uno standard a chi deve recuperare i dati e non chi li deve fornire. Allora, la risposta è complessa, nel senso che la PDND è un progetto a sé stante, è un progetto che prevede che verrà effettuato un catalogo delle API e quindi dei servizi di dati disponibili a livello italiano, che chiaramente saranno messi a disposizione da tutte le varie pubbliche amministrazioni o dalle pubbliche amministrazioni aderenti alla PDND nelle modalità sono definite dalle specifiche della PDND. Quindi a livello italiano i comuni possono accedere a determinate informazioni di PDND
in funzione di quelle che sono le API, i servizi API che sono messi a disposizione dalle altre pubbliche amministrazioni. Io leggo che mi serve la verifica del codice fiscale, è un altro servizio che è messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate in altra modalità all'interno. Leggo che c'è quel servizio, leggo che c'è un servizio di DURC messo a disposizione da INPS e nelle modalità in cui INPS ha messo all'interno di questo catalogo la tipologia, la standardizzazione, i dati come verranno forniti, io li richiedo. Con il Single Digital Gateway l'attività è la stessa, nel senso che siccome lo scambio in questo caso dovrà essere anche con l'Europa e con gli altri stati membri, ancora di più la standardizzazione effettuata, cioè all'interno del servizio i dati che vengono scambiati per il Single Digital Gateway si dice che posseggono un attributo SDG all'interno della piattaforma. Quindi sono dei dati che dall'esterno non possono essere messi a disposizione di tutti, perché hanno dei criteri di sicurezza che servono a poter essere interoperabili con gli altri paesi membri. Quindi per SDG noi abbiamo l'utilizzo della PDND e abbiamo un set di informazioni di API che sono finalizzate ai procedimenti amministrativi indicati dal regolamento delle 21 procedure. Un ente che sta fuori da SDG non può usufruire di quei servizi e non può neanche inviarne in questo senso, nel senso che le erogatrici sono comunque in qualche modo incapsulate in quello che è attraverso appunto questo attributo SDG, in quello che è un sistema che consente l'interoperabilità in questo senso. Allora, siccome abbiamo ancora numerose domande, ma abbiamo esaurito il nostro tempo, abbiamo già oltrepassato, diciamo, l'orario previsto, io proporrei a Claudio di riportarle eventualmente al prossimo webinar, quello del 7 marzo, e cercare di rispondere eventualmente durante in quell'occasione. Se Claudio è d'accordo, chiuderei questo webinar qui. Possiamo fare così, Ok, Claudio? sì. Sì, grazie. Sì, io vi ringrazio. Chiaramente il secondo webinar, secondo me, avrà altrettante domande in questo senso. Mi è sembrato di capire comunque che dalle domande che ho letto fino adesso, che in qualche caso si sono appunto risposte fra di loro in questo senso. E molte erano anticipatrici di qualche cosa che io ho detto successivamente. Quindi mi sembra che appunto sia abbastanza completo il panorama che abbiamo dato. Martedì l'intervento, che non so se farò io, fa la collega appunto Alessandra Pieroni. O insieme ad un altro collega sarà un po' più tecnico rispetto a quello generale che abbiamo fatto oggi, quindi definendo appunto quelli che sono, come scritto dal titolo, gli adempimenti e le opportunità che sono appunto l'utilizzo e la messa a regime di un sistema comune, di un'infrastruttura comune per l'implementazione dell'SDG. Chiaramente le domande saranno sicuramente di maniera differente e anche chi partecipa si aspetterà qualcosa di differente. Io comunque sarò presente, quindi magari se riusciamo in qualche modo cerchiamo di rispondere a queste domande, magari prima di iniziare le attività, se ce ne sono da segnalare qualcuna che può essere di importanza rispetto a tutte le altre. Ok, io Io sì. vi ringrazio a tutti. Sì. Grazie mille, grazie Claudio. E appunto già il fatto che tu potrai partecipare anche al prossimo webinar ti farà appunto decidere se poi tra queste domande c'è qualche cosa, qualche argomento che è rimasto in evaso a cui tu vuoi dare risposta in particolare. Altrimenti noi possiamo sempre appunto poi raccogliere quello che di fondamentale gli esperti vogliono comunicare ai partecipanti e mettere dei materiali nella pagina di Eventi PA che è relativa sempre ai webinar a cui avete partecipato. Quindi, insomma, non vi preoccupate se qualche
domanda non l'abbiamo posta, se non avete trovato risposta all'interno del webinar la troverete successivamente. Quindi io vi ringrazio tutti, ringrazio moltissimo Claudio Di Stefano, anche appunto per la chiarezza. Ci scusiamo se ci sono stati appunto dei momenti in cui l'audio ha dato qualche problema. Per la prossima volta appunto cerchiamo un po' di recuperare e attendiamo appunto il 7 marzo per continuare l'argomento con l'infrastruttura italiana del Single Digital Gateway, incontrando anche Alessandra Pieroni come esperta. Vi ringrazio tanto e vi ricordo che potete scaricare l'attestato di iscrizione a questo webinar direttamente dalla pagina di Eventipia dopo aver valutato il gradimento di questo evento. Grazie mille e arrivederci a martedì.